Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. In questo video, finalmente, come vi dicevamo nel precedente, vi presenteremo le novità per quanto riguarda la parte software del nostro assistente vocale di Amazon e in più qualche altra novità e qualche altra funzione che verrà implementata nei prossimi mesi direttamente tramite un aggiornamento sui nostri dispositivi. Verranno inserite all'interno dei nostri dispositivi vocali l'intelligenza artificiale. Dave Limp, capo dipartimento dei dispositivi Amazon, ha annunciato durante una convention che verrà inserita la parte, per intenderci, tipo ChatGPT, ma ci vorrà un bel po' di tempo. Perché? Perché chi già mastica un attimino cos'è l'intelligenza artificiale su ChatGPT saprà che lì è tutto per iscritto e quindi tramutare tutte le cose per iscritto su un dispositivo vocale non è proprio una cosa semplice. Per di più dovrà avere talmente tante funzioni intuitive che la cosa sta riuscendo abbastanza difficile da poter traslare. Ma hanno fatto una piccola dimostrazione dove si vedeva che già la versione beta di questo aggiornamento funzionava abbastanza bene. Sembrava appunto di parlare con un'altra persona, quindi questo implica il fatto che i dialoghi avverranno in maniera molto più fluida e in più il nostro dispositivo vocale attingerà in tempo reale, grazie alle API, a tante informazioni che troverà su internet. Quindi grazie a questo aggiornamento importantissimo che, come diceva Miki, avverrà entro il 2024, è stato detto, perché più recentemente avverrà negli Stati Uniti, come al solito, a loro tocca sempre prima tutto, ma poi entro il 2024 è stato promesso da Dave Limp, appunto, che sarà esteso a tutto il globo, insomma. E a tutti i dispositivi, anche gli Echo di prima generazione avranno questa tecnologia all'interno. Esatto, quindi voi non dovrete acquistare nulla di nuovo, ma avrete un prodotto completamente nuovo e diverso. Noi che abbiamo visto questo video di presentazione, insomma, dopo magari se riusciamo mettiamo un pezzettino. Se riusciamo sì, mettiamo un pezzettino perché è molto esplicativo, spiega molto bene la differenza tra l'assistente adesso e l'assistente dopo. Quindi grazie a questo software avremo un riconoscimento della voce dell'utente proprio anche nella tipologia del parlato, quindi se si è enfatici, se si è tristi, riuscirà a capire tutto ciò e riuscirà ad adeguare in tal maniera le risposte da dare che siano sempre corrette, precise e a questo punto anche empatiche. Capirà praticamente lo stato d'animo della persona che sta parlando col dispositivo e adatterà tutto questo per darvi una risposta sempre più completa, perché parliamoci chiaro, finora Marco le risposte quando gli facevi una domanda, a volte anche quelle più banali, erano abbastanza schematiche. Certo è che non avendo il collegamento con internet, come può averlo un cellulare, le fonti alle quali attingere diventano un po' più... Cioè hai il collegamento con internet, ma è limitato comunque. Sì, non è... sì, anche se comunque non ha un'intelligenza autonoma, come dovrà diventare, che ti permetterà di avere risposte immediate e accurate. Esatto, poi con l'intelligenza artificiale, come è stato appunto con ChatGPT, questa non può che migliorare e basta nel tempo, quindi più vi conoscerà, più gli darete risposte sul vostro modo di essere e più adatterà e sarà più specifica e più corretta nel darvi risposte, consigli, parlare continuamente, anche conversare di quello che è successo nella giornata, della vostra squadra preferita, di qualsiasi cosa. L'obiettivo finale, diciamo, dell'intelligenza artificiale nei nostri dispositivi domotici è evitare proprio di interpellarli, nel senso, mi spiego meglio, entriamo in casa, è agosto, fa un caldo esagerato in casa, che caldo, semplicemente questa parola, e automaticamente il nostro dispositivo dovrà accenderci il climatizzatore, impostarlo su tot gradi, che renda l'ambiente accogliente e non troppo caldo, appunto. Oppure entriamo in una stanza e automaticamente, rilevandoci con i sensori magari della fotocamera, accendere le luci, semplicemente questo, senza neanche dire niente, rilevandoci. Quindi l'obiettivo finale è agevolarci nelle cose che andiamo a fare tutti i giorni, ma senza neanche dovergli dare i comandi.
Anche perché voi provate a immaginare, adesso come robot di Amazon hanno presentato Astro, non è ancora qui in Italia come al solito, è un robot che fa già una videosorveglianza attiva in casa perché si muove, controlla, trasporta, fa tutte le funzioni poi che fa la nostra assistente vocale, perché ce l'ha integrata con uno schermo mi sembra da 8 pollici, sì. E in più ha una telecamera telescopica, quindi anche quando voi uscite di casa vi monitora tutta la casa. Tutto questo provate a immaginarlo con un'intelligenza artificiale, cioè se dovessero poi sviluppare anche un robot che abbia sembianze un po' più umane o che comunque può interagire con un'intelligenza artificiale pari quasi a quella di una persona, le applicazioni sono veramente tante. Certo, non l'avremo immediatamente, però si parla di anni comunque, non di cose che verranno chissà quando. La vedremo anche noi, insomma. Esatto. Diciamo, invece, rimanendo un po' più coi piedi per terra, ma facendo comunque, secondo me, un grande passo avanti, col prossimo aggiornamento che dovrebbe venire nell'arco di qualche mese, rilasciato da Amazon. Sì, meno di un anno. Sì. Esatto. Non servirà più per dare comandi multipli, ripetere tutte le volte il nome dell'assistente. Ale! È tanta roba. Insomma, vogliamo accendere la luce, accendere il clima, accendere la lampada e accendere il robot per pulire. Non bisogna dare 4 volte il comando, ma diremo una volta il nome della nostra amica e poi accendi TV, accendi lampada, accendi robot, accendi clima. Imposta sveglia, metti la radio, esatto. Tutto quello che volete con un unico. E a raffica lei le farà. Noi ce lo domandavamo da una vita, ma perché non viene fatta questa cosa, questo aggiornamento? Giusto. Siamo arrivati. Giusto. Sempre a livello di AI, quindi dell'intelligenza artificiale, come hanno fatto a rendere la voce più umana, che poi dopo appunto la sentiremo? Tranquilli che vi faremo sentire perché è troppo bello da sentire, sì. come avviene la conversazione. Vabbè, comunque grazie a un sistema integrato, sviluppi, vabbè, non ci addentriamo in cose troppo difficili perché non le sappiamo, ma praticamente modulando velocità e tono sono riusciti a creare proprio atteggiamento umano. Sì, perché l'inflessione della voce fa sì che quando parla non è più quella voce che va un po' a scatti, okay. Ma diventa molto più fluida, diventa poi un po' più personale piuttosto che impersonale. Diciamo sì che attualmente siamo a livello base di assistenza, nel senso ha un pacchetto di domande preimpostate che se sente, ha un pacchetto di risposte preimpostate che ti dà. Altra novità che verrà introdotta con questo aggiornamento riguarda le videochiamate. Può capitare magari per lavoro, per diletto, perché avete un parente che abita in Germania, in Francia, in Inghilterra, voi avviate una videochiamata tramite gli Echo Show. Nel momento in cui io sto parlando con l'altra persona, all'altra persona arriverà sullo schermo dei sottotitoli con la traduzione nella sua lingua. Probabilmente, vista la velocità di evoluzione dell'intelligenza artificiale, è probabile che addirittura si arrivi a una traduzione simultanea nella lingua della persona che sta ascoltando in presa diretta mentre avviene la videochiamata. L'ultimo aspetto a livello di intelligenza artificiale di cui si è parlato nello sviluppo che è stato fatto è la possibilità di interagire non più con la solita voce della nostra assistente, ma con 25, si parla di 25 all'incirca, personaggi unici creati ad hoc. Si va dal classico, non so, allenatore di calcio, alla maestra, ad arrivare fino ad Albert Einstein, quindi anche a personaggi famosi, e quindi relazionarsi con loro, con naturalmente caratteri diversi, toni di voce diversi e quant'altro. Praticamente incontrerete persone diverse. Diciamo che questa dovrebbe essere una funzione che si attiva, perché l'hanno venduta un po' come uno strumento, un appendice di questa intelligenza artificiale, che potrebbe essere anche divertente. Nel prossimo aggiornamento arriverà anche lo schermo adattivo. Lo schermo adattivo, lo abbiamo già spiegato nel precedente video, sarà un'interazione con gli Echo Show, quindi se avrò l'Echo Show posizionato a distanza vedrò magari delle foto, vedrò le previsioni meteo e quello che può essere tra virgolette uno screensaver, informazioni abbastanza generalizzate. Avvicinandomi invece la schermata andrà un po' più nel dettaglio, mi mostrerà magari i widget,
mi mostrerà le luci, mi mostrerà la telecamera di videosorveglianza e tante altre cose che io ho impostato nell'homepage. Un'altra novità importante, secondo me molto bella tra l'altro, sarà la funzione Map View, che avverrà sempre con il prossimo aggiornamento. Andrete a scansionare tutta la casa, quindi proprio tutte le pareti, i mobili, le poltrone, i divani, tutto quello che avete all'interno, e da lì con la mappa potrete andare a selezionare dove e che cosa è presente a livello domotico, quindi le prese domotiche, le lampadine domotiche, il vostro robot aspirapolvere, il termostato, i controller della televisione da remoto. Questo perché? Questo perché generalmente quando iniziate ad avere... L'ho colto in fallo! Quando iniziate ad avere 30, 40, 50 dispositivi nell'elenco dei dispositivi dell'app... Fatele scorrere! Insomma, poi tante volte dici, vabbè, se lo rinomino dopo, tengo il nome che mi dà lui, e ti ritrovi lampadino... No, ma poi non ti ricordi come le chiamate! Sì, e poi esatto! E i nomi poi alla fine, cioè... Perché dopo, se c'hai due punti luce in sala, più che chiamarlo luce sala, dici... Cosa fai? Che è quest'altro? Luce zoccolino! A fianco al televisore, che cioè esatto. Fai prima schiacciare il tasto a quel punto. Quindi voi invece a livello visivo sapete, ah sì, lì c'ho quella presa, basta che cliccherete sulla mappa, vedrete che quella lì è la vostra presa e potrete dare tutti i comandi che davate prima, le darete direttamente dimmerare, da questa mappa. Accendere, tutto, spegnere. Tutto. Sì, questo sì. Comunque ha più senso per quanto riguarda il dispositivo che vi ho presentato nel precedente video, l'Echo Hub, perché quello non è dotato di fotocamera, ma è un tablet praticamente che controlla tutti i dispositivi di casa, quindi provate a immaginare, entrate in casa, lo avete lì all'ingresso e avete tutti i dispositivi sulla mappa di casa vostra. E quindi mo ti prendo in pallo io, questa bellissima funzione, da dove è nata? Da chi ha avuto l'idea? Da chi si sono ispirati? Allora, sembrerà banale dirlo, ma sono stati ispirati dai robot aspirapolvere. Perché? Perché i prodotti menzionati adesso, nelle categorie medio-alte, hanno la mappatura di casa. E infatti questa tecnologia poteva essere benissimamente abbinata insieme, ci stava proprio a pennello, insieme alla funzionalità Guard, che in Italia non è arrivata. E Guard cosa fa adesso che c'è negli Stati Uniti? E Guard è intanto un servizio a pagamento, però cosa succede? Utilizza le telecamere dell'Echo Show piuttosto che gli ultrasuoni dell'Echo Dot, oppure il rilevamento di determinati suoni preimpostati, quindi lo scorrere dell'acqua, la rottura di un vetro, suoni un po' particolari che riportano ad un'infrazione di casa, lui li rileva e vi invia un messaggio, una notifica. In America è disponibile un altro servizio. In Italia no, però. Per adesso no. Per adesso ancora no. E parliamo di Emergency Assist. Dicendo il nome del nostro assistente, seguito da aiuto, in automatico ti connette con la centrale operativa di emergenza, insomma. Di Amazon. E da lì puoi spiegare cosa succede e vieni dirottato... Ambulanza, polizia, pompieri, quello che è. Perché poi è un servizio dove parlate con un operatore reale ed è attivo 24 su 7. Al momento questo servizio, solo in America, è a pagamento e costa circa $5 al mese. Sì. Ma è a pagamento perché? Perché comunque c'è dietro molto personale che deve lavorarci. C'è un servizio importante. Nonostante sia un servizio di pubblica utilità questo. Ma lì dovrebbe essere trovato l'accordo tra Amazon e lo stato in cui esce fuori il servizio. E magari, visto quello, noi abbiamo un parere assolutamente positivo di questi ultimi due servizi che vi abbiamo detto che non ci sono in Italia, ma voi cosa ne pensereste? Vi piacerebbe avere questa tipologia di servizi, anche se fossero a pagamento, solo in forma gratuita? Fatecelo sapere qui nei commenti, così, giusto per mantenere viva un po' la discussione tra di noi. Direi che è giunto il momento di vedere un piccolo estratto, perché non si sa mai che ci siano diritti, cose strane, comunque... Sì, mettiamo un pezzettino, eh? Così vi fate anche un'idea e magari un po' di curiosità vi viene, ve lo andate a cercare in te. Non è lunghissimo il video che hanno fatto. No, no, però è una bella prova. Bella. Quindi, buona visione! I'm doing well. I'm very happy.
happy to be sharing our latest innovations with our customers. That's great to hear. Our customers are very important to us, and we're always looking for ways to improve their experience. Bene ragazzi, vi chiedo l'ultima cosa: di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare magari un bel mi piace. Se poi lo condividete il video, siamo felici e contenti. E io direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!